Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. La pace in TV dopo anni di conflitti. Un evento che segna un cambiamento significativo nel panorama televisivo italiano. Adriana Volpe e Giancarlo Magalli si riuniranno in uno studio televisivo dopo anni di tensioni e controversie legali. La loro apparizione insieme è prevista per la puntata di Verissimo in onda domenica 27 ottobre. Questo incontro rappresenta non solo una riconciliazione personale, ma anche un momento di grande interesse per il pubblico, che ha seguito con attenzione le vicende tra i due conduttori. La storia tra Volpe e Magalli è stata caratterizzata da numerosi scontri e polemiche. I due si sono conosciuti durante la conduzione di Fatti Vostri, ma il loro rapporto professionale è stato da subito difficile. Magalli, in diverse interviste, ha espresso il suo disappunto riguardo alla collaborazione con la Volpe, sottolineando la mancanza di intesa e di affinità lavorativa. Le sue dichiarazioni hanno alimentato il gossip e le speculazioni, rendendo la loro relazione ancora più complessa. Recentemente la situazione legale tra i due si è complicata ulteriormente, con Magalli condannato per diffamazione nei confronti della collega. La sentenza ha comportato una multa e l'obbligo di risarcire i danni. Tuttavia, dopo anni di battaglie in tribunale e di tensioni, entrambi sembrano aver deciso di mettere da parte le divergenze. La padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare questo incontro, creando un'atmosfera di pace e riconciliazione. La reunion a Verissimo rappresenta un'opportunità per entrambi di chiudere un capitolo difficile della loro carriera. In un momento in cui il pubblico è sempre più attratto da storie di riconciliazione e perdono, la presenza di Volpe e Magalli insieme in TV potrebbe rivelarsi un grande successo. I fan sperano che questo incontro possa portare a una nuova fase della loro carriera, caratterizzata da un clima di collaborazione e rispetto reciproco. La televisione italiana ha bisogno di momenti di autenticità e umanità, e questa reunione